Ciao amiche, ciao amici. Sono Fabio Nelzac. Di nuovo un video qui in un autogrill nella zona di Verona, se non erro. Allora, questo video lo voglio dedicare alle persone che mi chiedono spesso, vuoi durante i miei corsi, vuoi comunque anche via email, in generale mi chiedono spesso come si fanno ad attivare i talenti. Esempio di talenti, talento della veggenza, talento della medianità, ma talento anche in ambito del mondo degli affari, in ambito sentimentale. Allora, anzitutto, cosa significa attivare un talento? Allora, noi dobbiamo precisare una cosa, che dietro all'attivazione di un talento c'è un serbatoio di informazioni su cui dobbiamo lavorare, che funge da freno. Cosa significa? Che tu che mi segui sei già esempio veggente, hai già un grande rapporto con quella che viene chiamata appunto medianità, hai già capacità di business, tutti noi abbiamo questi talenti. Il fatto è che sono oscurati, sono limitati in un certo senso da quelle che sono delle memorie. Faccio un esempio semplicissimo: la medianità cos'è innanzitutto? La medianità è la capacità di andare oltre quella che è la materia, oltre quello che è la realtà che noi, come noi la vediamo, è la percezione. La medianità è essere tra questa dimensione e un'altra dimensione che alcuni la definiscono l'aldilà, io non la definisco così, io la definisco la base dei codici, cioè una realtà più felice forse sotto certi aspetti dalla quale noi veniamo. Solo che il serbatoio di memorie che la limita è un serbatoio associato soprattutto alle paure dell'abbandono. Cosa significa questo? Che quando noi facciamo, pardon, una richiesta di attivazione dei talenti, stiamo richiedendo al nostro, diciamo così, cervello, anche se non è il termine più felice, di attivare un qualcosa che c'è, ma è sotterrato da una brutta espressione, ragnatela di memorie genealogiche, personali, associate prevalentemente alla paura dell'abbandono. Perché? Come dico spesso nei miei corsi, quando una persona da bambina vive un fortissimo abbandono, ma chi se lo ricorda più, poteva avere 3 mesi, 2 mesi, dove, come dico sempre, hai temuto di essere abbandonato, eri in una stanza scura, pensavano tutti che dormivi, invece ti sei trovato in una situazione triste, dove ti sei svegliata, non hai visto nessuno, hai urlato, nessuno ti ha sentito e sei andata in una sorta di piccolo blocco respiratorio. Succede a chi non ha mai visto un bambino o una bambina piangere e avere quasi un attacco di isteria, un pianto isterico. Quel blocco di respiro, che è associato, ci vuole tanto per capirlo, ai polmoni, e per chi studia Hammer, medicina germanica, metamedicina, ma tanti altri percorsi, sa che i polmoni sono un cervello che raccoglie tutte quelle informazioni associate alla paura di essere abbandonati. Infatti, come dico spesso, l'asma è un esempio di paura dell'abbandono. E dice: io, il cervello, ti do la veggenza, tanto ce l'hai già, però ti chiedo di cancellare tutta questa ragnatela. Scusate, c'è stato un cambio di cuffie perché le altre hanno finito la batteria. Allora, stavo dicendo che questo cervello nostro dice: io attivo questo talento della medianità, però devi lavorare sulla paura dell'abbandono, perché è quella che oscura la medianità, visto che l'abbandono ha la stessa matrice, solo che è nato una memoria di dolore, un'emozione di dolore. Quindi tutto ciò che blocca, diciamo così, il talento l'esprimere la medianità è la paura dell'abbandono. Poi, altro esempio, il talento della veggenza. Il talento della veggenza è un talento che esprime la capacità di andare nuovamente oltre e di percepire al di là del tempo e dello spazio quella che è, per esempio, una realtà da un'altra parte rispetto al nostro spazio-tempo attuale. Percepire, ad esempio, lo stato d'animo di un'altra persona che vogliamo aiutare e quant'altro.
Oppure anche, altro esempio, vedere il rapporto fra due persone, come si struttura, quali sono i punti di forza e di debolezza. Bene, la veggenza per eccellenza è un'energia femminile. E tutte le energie femminili, se vogliamo, in numerologia è associata al numero 18, potremmo associarla a tutti i numeri, ma tanto per dare un attimino la chicca sul come si attiva la veggenza, e chi mi conosce sa che il talento della veggenza in me è attivo da quando ero bambino, dice, essendo un'energia molto femminile ed essendo già tu veggente, la ragnatela che ti ostacola questo talento, beh, dice, devi vedere un po' come andava tra te e tua madre, e come andava a tua madre e con tutte le donne della genealogia. Cosa significa questo? Che più la madre è stata, diciamo così, dominante in casa, che non è un atto di cattiveria, è una forma di difesa che molto spesso le donne mettono in atto, il controllo, per esempio, più è stata arrabbiata, più ti sei sentita esclusa nella famiglia, perché magari sentivi che preferivano il nonno malato perché aveva bisogno di cure invece che te, oppure perché ritenevi che quando è nato tuo fratello, tua sorella c'erano meno attenzioni. Queste cose noi magari non ce le ricordiamo, però esistono. Bene, tua madre è diventata una donna che ha creato in te, viene chiamato conflitto di posto, direbbe anche Hammer, o io lo chiamo anche conflitto di identità, chi sono io in questa realtà con mia madre. Bene, dice, se vuoi attivare il talento della veggenza, dobbiamo lavorare su questo. Cosa succede? Che molte persone, in un modo disordinato, e non sto giudicando nessuno, me la vedrei da giudicare gli altri, esprimono queste intenzioni, io voglio attivare questo talento, e fanno di tutto, e va bene. Tutto è esperienza, solo che si trovano poi di fronte a delle difficoltà nella vita. Perché? Perché la vita dice io ti devo far lavorare come la tua richiesta, involontaria, indirettamente se vogliamo, queste memorie di madre dominante o madre sofferente, chiamala come vuoi. Solo che ti devo creare una realtà dove tu, per esempio, cominci ad avere dei contrasti con il partner. Perché? Perché tu vai in difesa di tua madre inconsciamente, riproponi quel ruolo che lei ha avuto, aveva all'epoca, e lo devi lavorare con il tuo partner. E da lì discussioni, per esempio. Non vuol dire attivare talento della veggenza, avere discussioni. Però ecco, il mio intento è quello di far capire che prima di fare tante richieste dovremmo un attimino valutare chi siamo dentro, cosa c'è dentro di noi. Tutto il mio percorso non si basa sul creare delle illusioni. Tu, dai, adesso ti amo la veggenza, bla bla bla. No, si tratta di dire cosa vuoi attivare. La veggenza, bene, dobbiamo lavorare sul femminile in te. Dobbiamo lavorare sull'immagine di tua madre nella famiglia, delle donne nella famiglia, e via dicendo. Poi, per esempio, il talento della veggenza, se vogliamo leggere ancora il numero 18 qui associato, che nei tarocchi è associato all'inconscio, nei tarocchi, perdono, nella numerologia è associato all'inconscio, al femminino, alla luna. Cosa significa luna? Luna significa lui no, per esempio, come termine, cioè l'assenza del padre. Il padre è il sole nell'inconscio, che di notte, quando la luna si manifesta al massimo, lei è visibile grazie al padre, ma che non è visibile perché il sole non c'è fondamentalmente. Bene, tutti questi principi dicono, beh, quando ci sono state nella tua genealogia memorie di padre che non era presente, non era, diciamo, la luce del sole, che è la metafora applicata agli occhi del padre, dice tu quando è che è mancato? Beh, è mancato per esempio negli aborti. L'aborto non è mai arrivato ad essere riconosciuto dal padre. Non è mai uscito la luce del sole. Quindi cosa significa? Per esempio che la veggenza è limitata dagli aborti genealogici, dagli aborti che tu puoi aver avuto, che tua moglie potrebbe aver avuto. Non ci dobbiamo ora qui fare mille pipe mentali, oddio cosa ho combinato, cosa hanno fatto. Solo che c'è un'impronta molto maschile in tutto questo nella donna. Perché la donna, come dico spesso nei seminari, quando abortisce compie un'uccisione. Vuoi a livello conscio, vuoi a livello inconscio, vuoi un aborto spontaneo o non spontaneo, è sempre un atto di donna che non ha fatto di tutto, inconsciamente parlando, per far nascere il bambino. E viene visto come un atto di uccisione, solo che nell'inconscio l'uccisione spetta al maschio, che è il cacciatore, mentre la donna è colei che attiva il focolare in casa. Bene, questa
dinamica dice, questa memoria dice, se solo poi stati tenuti segreti questi aborti è ancora più pesante. Bene, quindi se vuoi attivare la veggenza, comincia a riconoscere i bambini abortiti, dagli un nome, insomma, cerca di lavorare su questa memoria. Lo so che può sembrare anche un qualcosa di molto complicato a questo punto, però è meglio cominciare ad imparare il linguaggio dell'inconscio che crearsi mille illusioni che possono creare delle problematiche. Se il fatto che la veggenza, se attivata male, può creare nella donna un risveglio del lutto, per esempio, dell'abortito. Questo lutto, se poi è un segreto, addirittura un aborto tenuto segreto, dicevo, pesa. Perché? Perché dice io voglio essere riconosciuto, riconosciuta, dammi un nome. E quindi comincia questa donna che fa la richiesta della veggenza, della chiaroveggenza, di vivere in uno stato di solitudine, di scarso riconoscimento nella coppia, nel sociale, ed è una fase che può diventare anche un po' pesante. Nessun problema. L'importante, come dice Jung, è comprendere i meccanismi dell'inconscio per creare noi il nostro destino. Altro limite che limita appunto, altra memoria che limita appunto la veggenza, sono i tradimenti nella famiglia. Ora non è che devi pensare a mio marito mi ha tradito, non attivo più la chiaroveggenza, non funziona così. Qui è come è stato vissuto il tradimento nell'intera genealogia, soprattutto genitori e nonni. Ah, io non lo so, potreste dire se mio padre o mio nonni o mie nonne hanno tradito. Si tratta di fare un lavoro di introspezione. Parleremo ancora di questo in altri video perché non vi voglio lasciare con la bocca aperta senza darvi per le vostre orecchie delle anche minime soluzioni. Questo è un invito, questo video è un invito per dire ok, voglio attivarmi quello che viene chiamato talento, ma prima di fare una grande richiesta cerco di capire un attimo il mio linguaggio macchina che c'è nel corpo. Ultima cosa, esempio il denaro, il talento del business, chiamiamolo così, chiamalo come vuoi, perché anche quello è un talento. Il denaro nell'inconscio è associato all'acqua, è associato al latte. Ora, guarda il rapporto che avevi tu con tua madre. Mia madre non mi permetteva di succhiare il latte perché stava male, c'era poco latte. Ora, questo non vuol dire poco latte, poco denaro, ma è più che altro il rapporto fra madre e figlio, o figlia che sia. Oppure, c'è stato uno zio che è annegato, esempio che io faccio spessissimo. Bene, siccome l'acqua e i liquidi sono associati al denaro poi in età adulta, avere troppo denaro simula, risveglia il ricordo inconscio di questo zio che è morto annegato e dice meglio eliminare i liquidi altrimenti ripropongo una morte su di me. E da lì gli attacchi di panico, il senso di soffocamento. Perché magari stai semplicemente vivendo un momento in cui di denaro ce n'è di più, oppure al contrario, non ce n'è, ma è un desiderio e il desiderio si rende materia. Infatti si dice ho l'acqua alla gola, espressioni molto associate quindi al denaro acqua. Bene, il mio invito è impariamo come si fa per una lingua, imparare un po' alla volta la lingua, imparare un po' alla volta il linguaggio macchina, informatico. Senza dire oddio è troppo complicato. Cominciare a leggere, studiare, fare corsi. Non è che dico venite da me, punto. Ci sono tantissimi operatori straordinari. Anzi dico, ce ne sono pure forse meglio di me. Però, ecco, non darsi mai per vinti e soprattutto amare l'introspezione e cominciare ad assaporare la poesia della vita, perché ogni emozione è un regalo che noi ci facciamo. Ai prossimi video, grazie per l'attenzione, un abbraccio da fabionezak.net.